La costruzione del sistema integrato 06 chiede un funzionale ripensamento degli spazi e della progettazione degli stessi per accogliere i bambini nell'idea di continuità tra i nidi e le scuole dell'infanzia, pur nel rispetto di quelle che sono le tradizioni, le peculiarità e in qualche modo le modalità di lavoro dei singoli livelli considerati. Gli spazi possono diventare strumento di organizzazione, ma soprattutto strumento attraverso cui i bambini riconoscono le attività e allora devono impregnarsi di progettualità educativa. Nel laboratorio di Didacta abbiamo proprio fatto questo, abbiamo lavorato con educatrici e insegnanti affinché gli spazi possano essere ripensati nell'ottica della continuità e della coprogettazione. Per fare questo è indispensabile conoscersi, è indispensabile che i professionisti del nido e della scuola dell'infanzia entrino in contatto in modo fattivo, progettino insieme. Non possiamo pensare la continuità come un incontro una tantum, ma come un percorso che inizia al nido e continua alla scuola dell'infanzia. Quello che è importante perché è il riconoscimento delle competenze acquisite dai bambini che arrivano all'ultimo anno del nido e sono bambini grandi che hanno delle competenze, iniziano la scuola dell'infanzia e tornano piccoli, invece è un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite dal bambino e allora tutto deve diventare nello spazio strumento educativo. Tra l'altro lo 06 è il contesto educativo in cui i bambini vivono lo spazio in modo maggiormente immersivo, con tutti i sensi, entrano gattonando e ne escono correndo e lo spazio deve dare risposta in tal senso.